Io comunque vorrei dire Great ciao. job. Buongiorno, buongiorno. Sembrato di sentire un gatto. La finestra, la devo chiudere la finestra, fa cacare così. La sentivo bene, era partito Master, ci fa cantare. Ah, ecco. Buongiorno. E buon venerdì. Come va? Bene, dai, è venerdì. È venerdì. Oggi dovrò fare un viaggio perché devo andare a recuperare le mie carte che scadono entrambe questo mese in banca. Quindi devo andare a Padova. Bella idea del cazzo. Quindi vado e ciao. Dormito bene? No, perché si fa le 5 mi ha svegliato. E infatti sto aspettando il report della diarrea che probabilmente arriverà stamattina dalla mia signora. Dormitando sulla tavoletta grafica addirittura. Guardate che bello sfondo che ho. Tofu. Sono le 9. Precise, precise. Buongiorno, buongiorno. Brihort, 39 mesi di ficcanza, sempre le si vuole un mondo di bene, anche se non la seguo più in maniera continua, a minore di 3, mi può dare una benedizione per esito del colloquio, certo. Un tavolo Tanti buono che conosco il auguri. proprietario, ma certo. Tanti auguri a lei, tanti auguri, tanti auguri. Mi sto piegando tipo attore di Pisa sempre più in avanti. Guarda, uguale. Tra l'altro, non so perché, il video di Saba ha un audio ottimo, come a proposito di attore di Pisa, forse perché mi sono inclinato. Ha un audio ottimo come registrazione, il video che invece uscirà martedì è un po' gracchiante e io non riesco a capirne il motivo, perché... Beh, grazie a Willots per i 4 mesi, non lo so perché, non lo so proprio perché, non so perché. Beh. Ma hai riscattato Ah, lei la sì, mi Briort? Me ricordo. lo sono perso? Ha fatto Felix e lo mettiamo. Leila. Inizio live. No, Briort. Ma non importa, l'ho preso Felix per te. Bologna ha saltato il concerto. Mi servono più informazioni. Giampiero. Hello. Hello, non ho capito, però grazie. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Rinnovate, sta per partire il treno. Rasmus like a Teen Spirit? Non ci avevo mica capito. Dei Nirvana? Buongiorno, buongiorno, buongiorno. No, qui non ha piovuto, però... la massima è di 31 gradi. Già alle 10 in realtà vedo che ce ne sono 26, alle 11, 27, poi si alza. Però per adesso si sta bene. Ieri, mamma mia, ieri sera Tu mi devi essere Igor. No, si sarei messo a pronuncia dormire in giardino, Igor. cazzo. Grazie Nexor per i 15 mesi. E rinnovate per il treno e per il counter, dai che sta risalendo piano piano! Rinnovate tutti! Il video di Sub è in arrivo, ci sto mettendo un po' di più a montarlo perché è un'avventura grafica e porca miseria se è una rottura di cazzo da montare, però il risultato dovrebbe essere molto bello. Grazie a Falcon per i 9 mesi. Come si sta bene? Buongiorno. Cold, guarda che secondo me il peggio lo dobbiamo ancora vedere. Cioè, siamo a giugno, a luglio ormai, però è partita male a maggio. Agosto secondo me sarà micidiale. Riciclate, non so cosa dirvi. Cioè, abbiamo veramente raggiunto dei limiti.
altissimi. Siamo nella merda. Molto bene, Molluz, complimenti. Coglioni, giochi così. Se i mari fosse detto ciò. No, parlo di caldo. Il Covid, siamo nella merda anche per il Covid di nuovo. Non ho più letto, devo dirvi. Sono un po' indietro con le news in generale. Grazie mille a Darko Ale, sono 2 anni. Com'è possibile? Il tempo si diverte quando vola. Confermo. Contagi in aumento. Vai, che bello. Perché adesso i non vaccinati possono fare quello che vogliono. Quindi diciamo che tende a girare un pelo di più. E anch'io adesso sto andando in giro senza mascherina, perché mi sono veramente rotto i coglioni. Con gli occhiali poi Naruto... Sbaglio, l'audio è alzato? Si è alzato, sono pazzo io. Non lo so. No, ma il fatto che sei vaccinato non ti rende immune, comunque, l'ho preso anche io. Ti fa meno male, va bene, però continua a girare. Che dobbiamo fare? Ah, ma ragazzi, ci sta a riprenderlo, ci sta. Il problema è che bisognerebbe cercare di essere tutti meno contagiosi. Se tutti fossero meno contagiosi... il problema, non dico non si porrebbe, ma sicuramente sarebbe meno invasivo, no? È che purtroppo hanno tolto tutte le restrizioni del mondo, lasciando però le persone non vaccinate fare quello che vogliono. Stasera durante il concerto non c'era mezza persona con la mascherina. Io la mettevo e la toglievo, ma mi vergognavo come un cane. Vedi. Ma è normale, Cold. Poi è un concerto, figurati. La gente non vedeva l'ora di toglierla. Non vedevo l'ora di toglierla io al supermercato. Però io ho 3 dosi di vaccino. Grazie Mimosa, buongiorno. Visto che il primo mese mi sono trovata bene, come non rinnovare? Oh. Oh. Grazie. Ma c'è l'idea che è un semplice raffreddore. Magari è pure debole, ma esistono immunodepressi, eccetera, che vanno tutelati. Appunto. Quindi chi non può vaccinarsi, giustamente non lo fa. Però, cioè, perché gli altri invece devono... Lasciamo perdere, che ritorniamo nel solito discorso. Allora, c'è una novità qui. Il monte sto cazzo. Andiamo al monte sto cazzo. Lo desidero vedere. Tanto adesso mi servono solo soldi, vero? Per farmi il frangicacca. Vieni qui, bella serpentona. E un po' di bacche. Altrettanto Ardurello. No, aspetta che arriva la roba. L'unica animazione è veramente brutta è questa cosa qua che si spacca, la scatola che esplode in quella maniera lì. Proprio brutta. Aspetta, ma è tornata? No, non è tornata. Ah giusto, dovevo andare alla casa a vedere se trovavamo nostra sorella. Ma lui non ha voglia di abbracci.
Domani vado a vedere Thor. Ma basta con sto Giovanni. Va bene. Va bene. Adesso vediamo che cazzo di casa vuole questa qua. Ah no, l'Ardesia. Ah già, è vero. È che ci manca l'Ardesia. È quello il problema. Sacco, grazie per i 38 mesi. Giovanni che sta a Iwashima mi fa scoppiare da lì. Perché? È particolare il film, ma sì, vabbè, mi aspetto per veramente Ragnarok 2. Ah, aspetta, pecora! Allora io c'ho l'ovile, e mo che faccio? La spingo? La uccido? Che devo fa? Come tratto le pecore? Cos'è, un lupo? Sì, ecco qua. Cibo. Come faccio, scusami? Ah, ok. Doveva venire fuori la selezione. Do dei popcorni, tiè. Questo è recinto? Ah, non avevo mica capito. No. Ok. Ok, era un dialogo sbagliato quello. Sì. Sì. Ok. Oh cazzo. Spero di trovarla nell'isola. Anche se ne dubito. Non ho capito perché sarebbe così triste questo gioco. Perché parla di morte e di amici morti e di famiglia morta. E di come te la raccontano. Del citrino. Ma ci sono delle uova di ragno su quest'isola, giganti. Ma. Non è che Dark Souls sia una passeggiata in allegria. Dipende da come lo prendi. Io mi sono divertito come un coglione. Cioè, le mie serie su Dark Souls sono tristi, Cold. La mia serie. Però ogni volta che ci penso, ragazzi, porca miseria. Ieri ho chiesto su Twitter dei consigli su delle canzoni da viaggio, no? Come Life is a Highway. Oppure, cos'è che avevo... Avevo anche la Secret. No, avevo una Madonna, però. Non importa, Super Secret. Vai. Oh, fuck. Ah, non ho il volo. Niente, perso per sempre.
Non ricordo più che cos'altro, avevo. Sì, ma 500 miles non è da viaggio, cioè... Sì, canti la canzone del camminare, però non è propriamente da viaggio. Io volevo proprio una canzone da viaggio, di quelle che ascolti proprio da... da road trip, di quei film proprio... Pensa, adesso vi dico che cos'è che c'ho. Ah, sì, sì, certo, Cold, però la prendi in maniera diversa, perché non è che c'è il mostro che ti viene a raccontare la storia di quanto è triste perché è un mostro. Io ho... già... Allora, in lista ho questo. Hold on, Lucy. Holsey. Ve le posso far sentire un teaserino senza essere bannato, spero. Non mi ricordo più come si faceva, aspettate, scusate. Non è comodissimo collegare l'iPhone al Bluetooth. Ah, sì, mi ricordo. Matt, sono tre come i mesi dell'anno se esistesse solo l'estate, grazie mille. Lo è come fai Wander Masnie. Ecco qua. Ok. Playlist. Lascio anche la musica di gioco sotto così. Non si sente niente. Il brano è stato scaricato in forma stereo ad alta qualità. Verrà sempre riprodotto in questa versione. Ok. Questo si sentiva? No. Bene, bene. Aspetta che arrivo il ritornello. When your feelings are such... Così, no? Adesso vi faccio sentire meglio. È che non voglio fare sentire troppo. Vedete, canzoni come questa sono da viaggio. Oppure, ovviamente, i Rascal Flatts. Così. Così. Ma le ho messe per pochissimo, dai, pochissimissimo. Poi c'è Bon Jovi. Tutte canzoni sulla tua strada. Ok. Poi ho messo anche Kid Rock perché è estivo. Che in realtà è Sweet Home Alabama, però è estiva. Ok, e poi ovviamente... Capito? Queste sono le canzoni da viaggio. Come si stua adesso? Basta stare a fare così. Se ti muovo delle volte rido forte, è probabile.
Però chi se ne frega, cioè non è che ho detto qualcosa nel mentre. Life is a highway. Che bello sto sasso. Niente. Aspetta. Potevo fare la gara. Ah no, l'avevo già fatto qua. Non importa. Babbo, ciao. Everybody you say. Quella lì. Oilà, qualcosa di nuovo finalmente. Addirittura. Oh fuck. Ah, che? Faccio anche questa, giusto perché il citrino mi attizza. Che l'ho ricomprato, boh. No, scusa, ancora? Che mi parla fa? Ok. Boh. Ciao! E manca Highway to Hell, effettivamente. Tutte canzoni autostradali. Però rispondetemi su Twitter, per favore, perché adesso, mentre sono in live, mi è difficile andare a raccattare ogni singola canzone. Ok. Scarotiamo. Top, ovviamente, ovviamente. Su Twitter, per piacere. Chiedi su Instagram, ma non vi leggo Instagram. Non leggo Instagram. Fa cagare Instagram. Cioè, per... su Instagram, ok, per ogni consiglio devo aprire un messaggio privato. Ma io posso aprire un messaggio privato di ogni singola persona che mi scrive un consiglio su una canzone di merda? Su Twitter c'è il post, ci sono i commenti sotto ed e io in un attimo vedo tutto. Ma porca vacca. Hai le box apposta su Instagram. Ma non ti apre comunque il messaggio privato? Posto su Instagram? No. Ti scriverei su TikTok dopo questa. Aspetta che adesso la casa mi sa che gliela posso fare. È più piccola, no? Qua mi sa che non ci sta neanche volendo. Come faccio? È impossibile? Ah, sì, impossibile fare che stare sta casa. Proviamo a fare delle modifiche, ma qua secondo me ci inculiamo. Ma anche in maniera poco interessante, nel senso che c'è un'inculata, ma tutti fanno l'arietta. Vediamo qua. Forse ci stiamo. Vacca boia al pelo, eh? Ti scrivo su Netlog, va bene.
un po' cacare, ma almeno ci siamo, dai. Ma con palco ce le tre con una lista di canzoni. E poi magari sono due. Pensa a te. Fate tutti simpatici, però veramente Instagram fa schifo come social. Instagram è pensato e creato giusto per farti vedere solo quello che tu pensi di voler vedere in loop, ancora e ancora, per tenerti lì. Per tenerti lì all'interno del cazzo di Instagram. Fa cagare. Ma va a veramente cagare, eh? Ed è completamente inutile. Tu passi il tempo a guardare storie, a farti i cazzi degli altri, però in realtà non ti interessa niente. Ed è pensato anche per farti vedere prima i post che potrebbero interessarti di più, prima le stories che possono interessarti di più. La cosa bella di Twitter è che puoi mettere in ordine cronologica. Tu ti svegli la mattina e vedi la lista di quello che è successo prima. Fine. Ci sono soggetti che devono fare questo lavoro? Io e Twitter. Twitter hai la timeline in progressione cronologica e vedi come vuoi. Poi puoi decidere anche di avere l'algoritmo che ti fa vedere le cose che ti pare prima. È una tua scelta. Però io tengo la timeline in ordine cronologico, così ho un ordine. Vabbè, Reddit però non è un social. Puoi leggere tutto l'odio del mondo in ordine. Ah, io non seguo persone che condividono l'odio, Ricky. Poi fai tu. Me lo vado a cercare ogni tanto, perché guardo cosa c'è in trend. Tra l'altro bellissimo il trend di ieri, perché parte il nuovo Grande Fratello VIP. Io l'ho scoperto grazie a Twitter, naturalmente. Ma la cosa bella è che in tendenza c'era la... Oddio, adesso come si chiama? Grazie Filippo per i 64 mesi. In tendenza c'era quella del bagaglino. Porca troia. Giovi, passo, rinnovo, saluto e recupero sul tubo. Grazie mille, ci vediamo lì. Twitter è come Facebook, non è vero mai. Pamela Prati. C'era Pamela Prati in tendenza, perché va al Grande Fratello VIP. E questa cosa mi ha riaperto un mondo. Mark Caltagirone. Che ricordi? Ve lo ricordate, Mark Caltagirone? Io me lo ricordo. Puoi mettere in ordine cronologico anche Instagram adesso? Visualizzando solo le persone che segui. Non è male, finalmente. Lo faccio. Dopo vedo come si fa e lo faccio. Posto questo pessie. Mark Caltagirone. Che poi lì non mi ricordo com'era finita. Comunque, per chi non lo sapesse, c'era la pratica e si doveva sposare con quest'uomo incredibile, questo imprenditore, che però non si faceva vedere. È stata intervistata qua e là, e durante un'intervista ha telefonato uno che in realtà era un attore con la voce camuffata, che diceva che non voleva comparire perché aveva l'esclusiva per il matrimonio. Però alla fine della fiera era tutto finto. Cioè, lei con le sue due manager avevano inscenato questa storia d'amore. Ma non ho capito perché. Poi lei ha detto che rischiava la vita, cose così. Ammazza. Troppo, forse. Clicco su Instagram, è andato a sinistra, apre menu, chi segui già, iOS non saprei. Ma sarà uguale. Ma guardo subito. Tanto Instagram mi manda notifiche finte, che non è vero. C'ho sempre una notifica su Instagram e non è vero che ce l'ho. Allora, tocco su Instagram. Non succede niente. Cioè si illumina. Si illumina la scritta. Si illumina la scritta, cioè diventa bianco e basta. Vabbè. Ok. Se premo Instagram va su. Ma anche se premo in alto va su. Anche se... Non lo so.
William, grazie per i 24 mesi. Per farci evitare le trasmissioni e parlare di cagate, ovvio. Vabbè, annaffiamo? Annaffiamo. Orca miseria, mi ero dimenticato che oggi è venerdì e quindi si parla di NordVPN. Gabriel, me lo fai uno shout out a NordVPN? Grazie. NordVPN è quel prodotto che vi permette di navigare safe on internet, di viaggiare, di navigare in totale sicurezza, soprattutto se vi attaccate alle reti pubbliche dove ci sono i guardoni e voi non volete essere guardati dai guardoni. E allora che fate? Dite, io uso NordVPN e mi proteggo. Cosa veramente? Sì, in che senso? Profumo di pulito. Un saluto a chi mi segue e protegge dal network per ricordarmi queste cose. Un goldone contro i guardoni, mi sembra giusto. Tra l'altro sto guardando Boston Legal, bellissima serie, molto maschilista in realtà adesso riguardandola. Non me lo ricordavo così. Ecco qui. Però guarda un po' i diritti di tutti, c'è da dire. È principalmente maschilista, ma si riesce ad avere dei contenuti intelligenti anche per tutti gli altri. No, voglio tornare indietro e potenziarmi la barca come prima cosa. Magari passiamo per di qua. Facciamo così, dai. Passo prima su questo. C'è un'isola con una pecora? C'è Polipo? Sì. Vabbè, allora facciamo così. E poi dopo così. Però si parlava anche appunto di preservativi e cose. Perché c'era sta ragazzina che a scuola le hanno insegnato l'astinenza. E lei non si è astenuta, ha fatto il sesso. E tu dici, vabbè, prendi la pillola il giorno dopo, per il fatto che oggi, come oggi, anche l'aborto credo sia impossibile in America. Però il discorso non era tanto il fatto che abbia fatto sesso non protetto, ma il fatto che sia diventata sieropositiva. Perché a scuola le avevano insegnato a non fare sesso, quindi che il preservativo non andava bene perché bisogna assolutamente non fare niente, ed è rimasta sieropositiva. Va bene. Giovanni è l'ex marito. Furfante screanzato. Oh. No, non pensare a Giovanni. Tiè, mangiati sto pesce. Pixeling, grazie per i 3 mesi. Ah, sì, mi ricordo. Hanno messo Road 96 sul Game Pass. Giocatelo, ragazzi, giocatelo, che è veramente bello. Se
Senti che freschetto che viene dentro. Wow. Fragole. Fammi le fragole cotte e vediamo che succede. Hanno messo anche Far Cry 5, è vero. Però quello non è bello. C'è roba che dovevo fare io nel frattempo, no, vero? Cazzo, mi sa che ci siamo persi una destinazione qua, vero? Sì. Porca troia, ci siamo persi questa. Vabbè, non importa. Il fatto che tu arrivi e poi riparte subito senza farti capire dove cazzo sei arrivato è un po' una chiavica. E qua non si ferma? Ma allora cosa serve fare i passaggi? Vabbè. Ha pagato l'ignoranza subito da chi ha insegnato l'astinenza. Ecco perché bisogna educare il sesso fin da giovane. Sì, importantissimo. Cazzo, non volevo venire qua. Oh sì. No, sì, ok, è giusto. Ah, questo è quello del tour. Ok. C'è una pecora qua. Non me la ricordavo. Quindi mi raccomando, usate il preservativo anche quando andate online con NordVPN. Splock. Questo. Non lo raccogli, bastardo. Okay. Beh. Ah, ok, sono i suoceri. Che paura. Cosa si mette a urlare sto screanzato? Tieni un po' di zuppa. Fragole. Ok. Allora, ragazzi, vi siete addormentati tutti? Tutti? Mi si è impallata la chat. Eh no, vi siete addormentati voi. Tutto bene? Ragazzi, tutto bene? Guardate che mi hanno chiesto una cosa, non so cosa sia. Chiaramente vi siete impallati, non è possibile che nessuno mi stia rispondendo dopo che ho chiesto. Ma eccovi, ma porca miseria! Ma da quanto non vi sentivo? Ah no, si è impalata la chat. Connessione alla chat. E vai, mi arrivano anche gli ultimi pacchi. E sono prontissimo ad andare a Torino settimana prossima. Solito Twitch foto della gara, lo so. Ma è così grave la situazione in Piemonte?
Aspetta, la pecora me la sono portata dietro? Non ci ho fatto caso perché sto guardando la chat. Sì, ok, ce l'ho qui nell'ovile. Ottimo. Anche qui salvo, ce ne abbiamo. Non al forno, al cartoccio, poi non so cosa intendi tu. Allora, qua, di qua. Che poi dobbiamo anche andare a raccattare nostra sorella, che secondo me è a Villa Maggiore. Vabbè, torniamo indietro intanto. Che recuperiamo lo spirito. Sì, vabbè ragazzi, non c'è bisogno che mi elenchiate i ristoranti di Torino. C'è Karima a Torino, credo che sappia dove si mangia bene. Sai che il TripAdvisor di Torino. Ma l'eclissi così, scusami, così... Olè? Beh, sì, di sopravvivere a Torino. Se poi ci andassi in ferie potrei capire, vado lì per lavorare. Perché non si è aperto questo? Life is a highway. Allora lei col sitar. Build sbagliato per andare a Torino. Va al Torino Comics? Ci sono arrivata ora? No. Non vado al Torino Comics. Non vado più alle fiere, vado al Torino Comics. Che tra l'altro, se posso permettermi, era il peggiore probabilmente a cui sono stato. Mi andrebbe uno spiedino di calamari. Mi andrebbe il pesce. Le schie, porca miseria. Mi sa che la mia signora non ha mai mangiato le schie. Dobbiamo andare da qualche parte al mare a mangiarci le schie. Vado a Torino, ragazzi, a registrare le gatto review. E infatti sono preparatissimo adesso. Perché ho... Adesso lo schermetto lo devo usare per registrare altri video. Però ho preso questa pochette, guardate che bella. Qui ci va lo schermo. Eccolo qui. E poi ho anche le batterie. Vedi? Ah, è belle. Batterie, che così si fa tutto easy. Non vedo l'ora. Le schie sono i gamberettini, sì. Sono dei gamberetti piccolini, grandi così, che vanno sostanzialmente fritti interi e mangiati interi. Dai, dai, vieni con noi. Dai, dai. Devo fare il cottage di Alice, ok.
internet ritorna, io rinnovo. Facile come mettere nel letto, rimanere nel letto fuori mentre fuori viene giù il finimondo. Non lo puoi fare, però se ti cade andare a lavorare. Mi serve il ferro e la quercia. Che non ho, né una né st'altra. Vabbè. Allora, facciamo intanto la rotta veloce prima che diventi noce. Nella notte. Qua posso fare solo ramen. Guarda, questo non me l'ha fatto annaffiare, però adesso mi rompe il cazzo che manca l'acqua. Io ci avevo provato prima, e quell'altra suonava. Se ti vieni a trovare, gli fai mangiare pure a me. Sì, Ricky, però dobbiamo andare al mare. O comunque in una zona marittima. Cioè, si trovano anche fuori. Le ho mangiate in umido. Ma che bella che... Beatosa. Non mi hanno fatto impazzire, perché non erano fritte, erano in umido, con la polenta sempre. Appunto, le schie. Vi faccio vedere, ho capito. Vi faccio vedere. Che silenzio. Eccole qua. Schie e polenta. Great job. Di solito si fa la polenta morbida col pesce, di solito si usa quella bianca, ma non è una regola obbligatoria, ed eccole qui. Di solito si fa anche il contrario, tra l'altro, quindi il letto di polenta è sopra le schie, però va bene tutto, l'importante è che si magna. Eccole lì. Le dobbiamo andare a mangiare. Se vuoi, c'è il ristorante Le Papere Itineranti sul laghetto. Ma non lo fanno, però. Non era nel menù. Ristorante. Non so, adesso vediamo. Il ristorante con il laghetto davanti. Ho capito, però non erano nel menù. Pesce fritto che non facciano le schie. Non lo so. Poi si mangiano anche così, volendo, appunto, in umido. Però in umido sono meno interessanti. Sì, di solito tu vai e ti fanno un bel piatto di sto tipo qua. E le mangi. Come i poppicorni. Eccole qua. La roba bianca era polenta, sì. Non la miglior polenta che abbia mai visto. Ecco qua. Questo qui diciamo che è l'immagine un po' più classica. Vedi, a Padova. Foto di Orazio. Vabbè, comunque questa roba qua. Che cazzo è successo? Cos'è successo? Ha cambiato? Ho vibrato il telefono. Perché ha vibrato il telefono? Che pagliura. E ora, con sto fuoco. Ecco qui. Lì. Lo faccio vedere a schermata di Google? No. Siete proprio... Fateli voi gli streamer, no? Cambiando la scena, acchiappando un browser a caso mentre il gioco è aperto, con OBS che magari crasha, oppure crasha il gioco perché non gli comoda essere tabbato. Ti voglio bene. Io no. Perché è maleducazione quella che hai scritto tu, va bene? Cioè, sono 10 anni che sono qua a fare lo stronzo. Secondo te non so come si fa a far vedere una schermata di Google? Secondo te non ci ho pensato? Che è più comodo far vedere dal telefono? No. Sono un povero coglione. Ti chiedo scusa. E Mattia, non trattarmi così. No! Tu non trattarmi così, scusami! Cioè, tu puoi entrare e scrivermi le minchiate e io ci devo stare? Ma porca miseria. Ma guarda te. Guarda te.
Anche a me fa strano mangiare i gamberetti per intero, però dopo un po' non li guardi più, non li guardi negli occhi, te li mangi. Però buone, 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 buone. È da un paio di giorni in realtà che ho voglia di pesce fritto, quindi quasi quasi, quasi quasi, oggi quasi quasi mi insinuo. Prima del mio viaggio fino a Padova, a ritirare le mie carte di credito, così posso pagare le cose. Mangiate i gamberetti non sgusciati al locale ed erano di una schifezza. Gamberetti non sgusciati. Ma questi sono piccoli, Ciccio. Guarda che sono grandi così. Cioè, saranno 2 centimetri. No. Niente. Che gamberettini uso per fare il soffritto? Anche, anche. Invece senza food truck fa la frittura di pesce fenomenale. Anche qui, poi non so se sia lo stesso, le papere itineranti, anche Vicenza, Snoopy. Che mi diceva mia signora che hanno anche il ristorante, magari gli fanno le schiene, non lo so. Abbiamo bisogno tutti di ferie, mamma mia, se sì. Io soprattutto. Che in realtà, a me piace fare le live il mattino, belle estive, belle tranquille, basta... scrivere in chat bene e io sono pacifico. Scrivete in chat bene. Ah, vedi, credo sia proprio una catena, Snoopy. Lì le fanno proprio fenomenali. Grazie, bravi, che scrivete letteralmente bene in chat. Porca. Fortuna che è venerdì. Simpatici stamattina. Ninussa, grazie per la compagnia che mi fa mentre scrivo la tesi. Grazie mille a lei per i 20 mesi. E tanti auguri per la sua tesi. Ho detto lei, certo, ho detto. I minigiochi di sto gioco fanno veramente cagare. Cioè, non mi sta piacendo per niente la pesca. Devo tenere premuto, mollare, tenere premuto, mollare. Poi mi distraggo e perdo il pesce. Ed è colpa mia, naturalmente. Però non è divertente, non è bello, non è interattivo. Gli altri sono pure peggio. Tutto il resto è bello. Costruire, spostare. Però i minigiochi sono proprio una chiavica. Un gioco di pesca divertente? Bah, anche Animal Crossing è più bello, per dirne uno. Poi anche Summer Memories non era male. Anche perché lì c'era il contatore a forma di cazzo. Poi cos'è che c'era di pesca bella? Beh, ci sono vari giochi di fishing simulator che sono molto belli. Non era bello in Stardew, vero? In Stardew non era bello. Si è già parlato di Tales of Skull and Bones? No, abbiamo parlato ieri sera, basta. Non parliamone mai più. Lo scopo del gioco? Traghettare le persone all'aldilà. Cioè, noi siamo i nuovi Caronte, letteralmente, perché Caronte se n'è andato e non ritorna più. E ci ha lasciato il suo posto. Però stiamo traghettando solo i nostri parenti, quindi è una roba anche un po' strana. 90% della pesca è poco divertente. Ma vabbè, ci sta. È una roba rilassante. Ma mi organizzerò per andare a pescare con Lino. Vi faremo una bella live IRL. Dorian, un simulatore di pesca super approfondito. Allora, ne ho giocati tanti i giochi di pesca. Una roba super approfondita non me la ricordo. Ne ho giocati diversi, però super approfondito non mi pare, sai. Se non mi ricordo, più che altro. T-
Tabberei, però i giochi di Microsoft sono un po' stronzi quando tabbi. La paella. Adesso no, non mi va. Non mi va. Che poi, correggetemi, la paella vera è mista, giusto? Non è solo pesce. Come la facciamo noi? Aspetta, siamo ripartiti? Ma si è rotto il counter lì in alto? No, porca puttana. Dovrebbe essere mista. Poi io sono più un fan di quella di carne. Mi piace molto di più. Perché sì, il pesce ok, però vuoi mettere con il pollo. Vabbè, le verdure ci sono naturalmente, però non è fatta solo di verdure. Sono in Spagna e la paella cambia da zona a zona. Per esempio sono a Valencia e quella tradizionale è coniglio o pollo. Fermi, che cos'è? La fermata dell'autobus? E non ci posso fare nulla a riguardo? Posso salire qua? Non c'è nessuno. Ok. Ma siamo passati in un posto particolare. Ah sì, erano quelle che, le icone che c'erano sulla mappa, ho capito. Aspettare quest. Ok. Buongiorno. Oh, lei è affamatissima, poraccia. Tiè. Ha già mangiato. Ah, c'è un animale lì dentro. E che ne so, signora. Ok. Anche la valenziana è mista. Vabbè, comunque. Lo stiamo facendo. Lo stiamo facendo, zio. Che mangiati dei popcorn. Che abbracciami, guascone. Ok. Credo sia come il ponente. Ogni posto la fanno, ma diversamente, con farine diverse e accompagnate diversamente. Vedi che era qua. Beh, solitamente la bianca si usa per il pesce, però di polenta, no? Eh sì. Oh. Abbracciami, guasconna. Sei proprio una magna, che ti vedo un po' sciupata. Che? C'è sempre cosa fare, anche perché me l'ha detto lei. Che è questo puzzone? No. Qui c'è qualcuno dentro?
No, che puzza di fumo di sigaretta. Chi è che mi fuma qua? Maledizione, gli operai. Che poi lasciano le cicche per terra e si infilano tra le pietruzze. Ah, fammi accendere il Dyson che magari mi pulisce un po' l'aria. Poco, ma un po' lo fa. Bla 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 bla. Ah no, non c'è nessuno qui. In alto ci posso arrivare, forse con un altro potere della luna. Mamma, giata bianca con i pesci l'ho vista da lei la prima volta, veramente? Le Feragol stanno bene. Magari lei adesso è il momento di traghettarla. Immaginavo. Oh. Immaginavo. Quindi funziona così, tu gli potenzi anche la casa al massimo e poi loro dicono sì, vabbè, allora me ne vado, ciao. Mi serve dell'ardesia, un botto di roba qua per lui. Per lei del porro. Chi l'ha mai visto il porro? Frassino e zinco. Ho dei semi di porro? Dove vanno messi? Nel giardino. Ok. Vai. Solo stamattina mi è arrivata la notifica dello show di YouTube che avvisa della 24 ore. Beh, dai. Zecchetti per i 42 mesi. Ma poi la casa di lei la posso eliminare per farmi spazio? Adesso che si leva dai coglioni? Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma c'è. Bottiglia un messaggio d'aiuto o per pacco? Ah, 58-11, poi ci andiamo. Qua è comodo qua, vediamo. Beh, qui vicino. Se mi accaso puoi più triggerare sul minigioco delle tempeste, ma non è suo. Ah no, aspetta, quello delle meduse.
Anche il gatto raccatta bottiglie adesso che vedo. Cioè, quando viene colpito il gatto, ci dà il fulmine in bottiglia. Oh. Abbiamo finito ormai. Bom. Bom. Riso e pesce, vediamo. Il gatto fa le stesse cose di tutte tranne parlare con gli NPC. Oh. Maleducato. Siamo arrivati? No. Non ho tanto lino, Perché ho smesso di coltivarlo in grandi quantità perché ho detto, vabbè, tanto mica mi servirà. E invece mi serve. Invece mi serve. Anche questo minigioco qui è veramente terrificante. Non tanto quanto il l'altro, quello del della legna è veramente il peggiore. No, dai, buono. Mi serve tanto di tutto, sì. La segheria, eccola qua. E questo è veramente brutto. Avrei in mente un nuovo obiettivo che potrebbe essere carino se riesco a farlo, se i miei genitori non l'hanno venduto. Per ingolosirvi, a 4300 sub, così lo mettiamo anche plausibile, live col Sega Picco. E tu dirai, ma scusa, perché non la fai e basta? Perché devi mettere l'obiettivo? Perché l'obiettivo è andare a casa dei miei e chiedergli di darmelo. E non voglio farlo. Sega come Sega. Perché è fatto da Sega. Presente Sega, Sega. Picco come Picco, che non so che cazzo. Cercate, esiste? È un gioco per bambini con la penna. Grazie a Cyric per i 17 mesi. E dei libretti di plastica. Non avevo tanti giochi. Però... Boh, ce l'avevo.
Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Anko. Lo possiamo mettere? Mi è venuto in mente adesso, non so perché. Non è proprio un giocattolo giocattolo, eh. Il mio gioco è terribile. Metto l'obiettivo? Naia. Anche perché 4.005 sono irraggiungibili. Mettiamo 4.003. Ecco qui. Ma sì, Gabriel, era abbastanza una chiavica alla fine, perché era proprio per bambini, ma era anche molto limitato. Ma lo vedrete solo se raggiungiamo le 3300 sub. Iniziate a rinnovare, amici miei. Vi ho accorciato il counter. Cosa ho detto? Certo, Gabriel. E se raggiungiamo le 4300 sub, ve lo farò vedere in live. Lo collegherò a questo computer e giocheremo a Re Leone. Ma 3300 no, so poche. Anche perché il counter è fasullo, come sapete. Alla fine, il mese scorso abbiamo raggiunto le 4004. Ma in realtà non è vero, perché ne ho fatte 4000 in tutto il mese. 4040, tipo. Sbagliato. Oh, Re Leone, Winnie Pooh. Forse basta. Non lo so. Oh, Re Leone e Winnie Pooh sicuramente. Falso in bilancio. No, perché adesso sono le sub che ci sono contemporaneamente. Però la gente che magari non rinnova non rientra in questo mese. Però è rimasta dal mese scorso, capito? Mamma mia, rottura di cazzo sta roba. Tanto mi sa che la barca non sta andando avanti, perché devo scegliere se fare o meno il minigioco della tempesta. Io non lo voglio fare, l'ho già fatto. Sì, Elbeth, che coglioni. Ma i minigiochi fanno proprio cagare. È difficilissimo poi. Fardel, allora iniziamo a incrementare. Aspetta che arrivo. Beh, questo counter per il nuovo obiettivo, grazie mille. È andata bene. Perfect. Però mi ha dato comunque del trucciolo. Adesso capisco che vi dice che ore sono on to beat. Sì. Sì. Quando dice niente questo mese, niente che non rientrerà nel prossimo pagamento di Twitch? No. Allora, mi spiego meglio. Attualmente siamo a 4104 sub, ok? Il mese scorso avevamo chiuso con 4004. Bene.
Ma in realtà il mese scorso aveva raggiunto un obiettivo altissimo, che sono le 4.056 sub, una roba del genere, adesso mi ricordo. Perché il numero era più alto? Banalmente perché il numero del counter si basa su gli abbonamenti contemporanei. Se tu ti sei abbonato il mese scorso, ma non hai abbonato il mese dopo, finché non ti scade la sub, compari nel counter completo, capito? Per questo, per raggiungere gli obiettivi più alti, bisogna sbrigarsi prima che la gente non rinnovi. Capito? Sì, delegare gli NPC sarebbe essenziale. Anche perché lo fanno. Cioè, loro si mettono a fare i lavoretti. Molti mettono il counter che parte da zero ogni mese, lo so, lo so. Però cosa faccio? Cioè, poi dopo rischio di deprimermi ancora di più. Se non raggiungiamo gli obiettivi. Così diciamo che è un po' più facile raggiungere gli obiettivi. E boh, non lo so. Vi ricordo magari un po' più di più di rinnovare? Non ve lo so dire. Che poi a me non piacciono neanche averli su schermo, ste robe qua. Però ha dato effettivamente una mano e quindi lo uso. No. L'abbiamo appena fatto, cazzo. Dico sempre di rinnovare la sub e non dico mai di farla, perché non voglio che la gente si sente in dovere di abbonarsi perché è qui. O perché capita in live, allora si deve sentire subbati. Non voglio essere pesante. Voglio ricordare alle persone che hanno il Prime di rinnovare, perché purtroppo quello lì non è automatico. E basta. Non hanno fiato con la destra? Mo vado. Hai ragione, guarda lì. Quindi rinnovate e subbate se volete. Anche perché se già ognuno rinnovasse, io sarei super tranquillo. Ok. Che poi devo costruire... Ah, la farina migliore. Frutteto. Cazzo, ma servono anche i ceppi per fare le robe. Fuck, li ho usati tutti. Adesso iniziano ad entrare gli insetti. Benvenuti nel Mar Rosso. Stella! Dimmi. Sono prontissima. Vamos a bailar. Ma vanno tutti? Vengono tutti. Non so quante ricette ho. Ah, qui? Cosa mi regala? Cosa mi regala? Il carion? No, che tristezza! No, l'accendino. Oh. L'accendino. Oh.
Io sì. Aha. Madonna, sti insetti. Ok. Anche mia madre mi voleva bene. Ma non è la stessa via. Perché diceva nostra madre prima. Forse. No, non hanno la stessa madre? Però da come parlava sembrava veramente nostra sorella tempo fa. Black Paper l'ho fatto tutto in live, ma usciranno tutti i video. No, no, ho capito che non sono sorelle, però da come parlava sembrava. Cioè, ha detto nostra madre. O forse tirava lei dei suoi fratelli. Oh. Ci vediamo lì. Oh. Grazie Fede, siamo 60, ormai non ci farà più nessuno, si vuole bene anche a lei, grazie mille. Ah, è così? Adesso c'è la costellazione del cervo. Sì. Premo X. Scusami. What is that? Non arrivo neanche dall'altra parte, a occhio però. O sì. No. Quindi? Cosa mi sfugge? Ah. Ma è un barbecue di famiglia. Ah, mi ha dato il nuovo salimento. Sì, però cacciare l'occhio. Ah, un insetto? No, che schifo, Non avevo capito che dovevo premere X. Anche se era ovvio. Scuse muassero. Andavano in bicicletta. Ah, vedi che erano tre fratelli, per questo diceva nostra madre. Non parlava a me. Oh no, Ori? Dobbiamo salvare Ori! E la foresta blindata.
Brinda. Ma porca troia. Eccolo là. Mazza, pericolosissimo sto signore. Finalmente ci incontriamo. Mazza, faccia a faccia. Oh là. Per niente inquietante. Ble ble ble. Sa di plastica ormai quest'acqua. Every breath you take. Le risate, il piacere, l'amicizia, tutto finito. Sì. Ma è il nostro spirito in cui ci si trasforma come gli altri animali? Ciao! C'è un fiore lì. Aspetta che... ma devo fare questo. Azz! Caffè. Il gatto guarda. Cazzo guarda. Cazzo guarda sto stronzo. Un fiore guida. Bene, guida lui. Ah no, mi serve anche il porro. No, aspetta. Cosa ho raccolto che mi serviva? No, sono cretino. Pensavo di aver raccolto il porro, ma non è vero. E mi manca anche il ceppo di quercia, mannaggia me. È un po' troppo grindoso e farmoso. Posso dir? Dobbiamo dare un messaggio in bottiglia. Adesso ci andiamo. Non mi sta dispiacendo, però porca puttana. Cos'era? Meno 58, 11. No, 58 meno 11. È a casa tipo traghettata, dicevano che non si può togliere. Mi serve del ferro, mi serve. Faccio il calo perché i materiali prima sono sempre di più. Che cazzo. Mi pesa, devo dirti, mi pesa perché non è bella quella parte lì. Sto naso. Così giusto per così giusto per. Thank you.
E basta. Siamo arrivati. Ciao. Allora non ti parlo. Ok. Perfetto. Ma perché mi... Sì. Sì. Ok. Ma che... Non potevo aiutarlo io. Il gatto. Babbo. No, vabbè. Moffole. Lasciamo lì il mare. Ho capito, mi ha detto vai da mia sorella. Vabbè, ciao. Qua mi sa che mi inculo forte. Non mi fa mettere giù le querce. Un momento Titanic, sì, ma col gatto. Sto volando, Ziek! Porca miseria. E sale su sta barca. Oh, che coglioni. Guarda, è un gran peccato perché ha tanti piccoli difetti che lo rendono abbastanza una chiavica. Però il gioco è molto valido e molto bello. Che peccato che abbia questi difetti. Si è volato davvero. Che difetti è il platforming, fa abbastanza cagare, i minigiochi pure ed è molto grindoso. Allora, mi serve chiaramente dell'ardesia. Non gliel'ho messa qui. Ciao! Se ne frega di Tony, il figlio del barbiere. O Al, il campione di sci. Però ha scelto Giovanni. Aveva un bel sedere, Al. Giovanni. Grande Giovanni. Brava. Beh, ho capito. La musica. Che non mi fa dormire.
tempo di dormire anch'io, dormono tutti. Scusami. Andre si rinnova anche se in ritardo causa lavoro, bambine e moglie, impegni vari, ma si trova sempre il tempo per rinnovare. Io la ringrazio tantissimo. Devi salire sulla tartaruga, sennò l'evento non finisce. Che senso? Di nuovo? No, ho fatto. Ah, posso parlare? Devo parlare alla tartaruga, non salire, quindi. Ok. No, non hanno risparmi. Ok. E l'ho già fatto. Ok. Grazie. Consulente Mediolanum. No, guarda, i miei porri stanno morendo di sete. Olle, zacchete. Eccoci qui. Siete pronti a questo bel venerdì? Cioè, è un bel venerdì, non lo so, ditemi voi. Progetti per il weekend? Programmi, idee, passioni? Dai, Cold, che domani è il weekend. Cosa fai domani? Giochi ai videogames, zozzi? L'hai giocato Summer Memories, poi? Ma che bello, eh? Anche se Gabriel non piace, perché non capisce niente. Dimmi. Boh, grazie. Raven, finalmente anch'io sono un altro che si fa i cazzi sua. Buon lavoro! Da settembre sarò senza lavoro perché la società chiuderà. No! No, inizio di una nuova vita con meno stress. Scusi, cioè, signore, beh, se sei diga, contento, diciotto, sono diga, diga, contento diga, anch'io. È che era un altro che se fa i cazzi su a 19, 19. Un abbraccione. L'importante è essere contenti. A Malaga è una settimana. Ci fanno il gelato? Alla fine la moglie e il cane in montagna. Ho chiesto la libera uscita a mia moglie per il weekend e mi ha detto sì. A patto che svuoto la cantina, porto tutto in discarica, pulisco la casa, stiro e muoio. Bello. Cosa c'hai di in cantina? Io non ce l'ho la cantina. Questo qua ha rotto il cazzo. Cazzo, mi servono 5 di ardesia e il lingotto di ferro. E dove lo trovo il lingotto di ferro io? Però che chiavica, posso dire. Aumento gli spazi, dai. Ciao. Non mi piace il gelato alla Malaga. Chiedevo se lo facevano. Non... Allora, ritorniamo da Olga. Qui posso andarci? No, perché c'è questo. Poi
andiamo qua. Devi esplorare, che palle però, che palle, perché non è bello esplorare. Cioè, poi dopo è bello scendere nelle isole, le isole sono molto belle e tutto quanto. Però è tutto... Le cantine come l'armadio di Narnia, tutte le cose ammucchiate in anni di soldi buttati via, vecchie sedie, piatti, bici, canestri a basket e probabilmente qualche cadavere. C'era questa donna che faceva venire a casa sua i poveri, gli indigenti, e gli dava un tetto, gli dava da mangiare, gli dava tutto quanto, e in cambio loro gli davano la pensione, e quando finivano i soldi lei li ammazzava e li sotterrava in giardino. Io so che principalmente il gioco è questo, però poteva essere fatto un pelino meglio. Infatti per quello che dico, è un gioco meraviglioso, peccato per questi difettucci che lo rendono un po' una rottura di cazzo. Ho detto che è un gioco di merda. Mi manca il ceppo di quercia. Zaino antifurto per portatili. Cosa intendi con antifurto? Il mio è molto buono, ma anche molto costoso. Mi pare ci sia. L'ho comprato all'outlet in sconto. Ho capito. Però mi pare ci sia anche una versione non in pelle. Ho una versione nuova sicuramente, il mio è un modello vecchiotto. Questo qui, guarda. Great job. Grazie. Vedi, questo qui della P-Quadro ha il codice in alto. E il codice serve per quando chiudi lo zaino con... adesso mi ricordo neanche più perché non l'ho usato molto, purtroppo. Con un cazzillo che è... adesso te lo trovo, dammi un secondo. C'è delle robe nascoste sto zaino, mannaggia. Ma dovrebbe essere qua. No. Allora, si possono chiudere le cinghie in modo che non possa essere aperto. Ecco qui, quelle davanti, vedi? Ci sono le due cinghiette che si chiudono e chiudono lì. E dietro c'è il porta PC. Eccolo qua, infatti c'ho il PC. Ma c'era anche un'altra cosa. Porca miseria, dove cazzo è? Devo trovarlo. Eccolo qua, si era nel buco giusto, solo che non lo trovavo. C'è questa molla in ferro, vedi? Che si mette tra le due cernierette per chiudersi, vedi qui? E tu puoi metterlo legato a qualcosa. Poi chiaro, si può tagliare facilmente perché comunque è ferretto. Però qualcosa fa. A meno che tu non lo debba lasciare incustodito per chissà quanto tempo, è abbastanza tranquillo. Il PC attaccato alla schiena, però è un po' scomodo. No, anzi. È molto comodo, mi ci sono trovato bene e lo uso come zaino proprio del PC. No. Prima aveva detto un'altra roba. Il problema che ho trovato è il platforming fa un po' cacare e si grinda un po' troppo... Cioè, non lo so, si vede che è un gioco indie, un po' grezzo in alcune cose. Non sono belli i minigiochi. Non è bellissimo esplorare. Alcune meccaniche sono un po' tediose. Per il resto è molto bello.
Poi so che Piquadro fa roba costosa comunque come zaini, ma mi trovo molto molto bene. Se lo trovi in sconto o modello nuovo, adesso non lo so. Io questo... Ah, e tra l'altro c'ha anche dentro il cosino antifurto Piquadro, quello Bluetooth. Io però l'ho tolto e ci ho messo un AirTag preferito. A tua scelta, naturalmente. Si trova su Amazon. Adesso guardo. Non so il modello però. Perché l'ho proprio... Allora, sono stato in un outlet, era l'ultimo, era scontatissimo, a tipo 150 euro in meno, allora l'ho preso. Eccolo qua. Sì, infatti viene 343 euro su Amazon. Sì, io gli ho dati sui 200. Morgastro, buona giornata a tutti. Anche lei, grazie per i suoi 3 mesi. È costoso, sì. Ma infatti io l'ho trovato all'outlet e l'ho preso lì. È scontato da 3,99, per carità. Sapete comunque che la roba Piquadro è... Ce n'è solo uno, tra l'altro. La roba Piquadro comunque è roba di un certo livello che vi dura. Quindi questo qui ha... è a 2 anni tutti. E ci sono stato anche in aereo... Mi pare... Oh no. No, perché 2 anni non ho preso l'aereo. Capitana, devo scendere? Non lo so. C'è sta cosa del viaggio multiplo che però... Ah no, non dovevo scendere. Ah, era il porto lì distante, ok. No. Però ho fatto dei viaggi anche solo con quello, con lo zaino. Adesso lo sto usando proprio come zaino con dentro la roba del PC. Però volendo ci sta un cambio delle robe. Lo zaino tech, dove metto dentro la mia roba tech. Telecamere, microfoni, cavi, il PC e compagnia bella. No, non ho voglia di farlo. Non ho bottiglie. Già provato a pescare i tonni? Ah, io sto pescando ogni tanto. Posso farlo? Ah no, non avevo il tronco, il cerpo di querce. Dura sì, ma ne compro 10 della Decathlon. Sì, però mentre tu hai lo zaino sulle spalle con il tuo computer da migliaia di euro e lo zaino della Decathlon ti lascia a piedi e si spacca... Magari facendo cadere il computer o altro, insomma, non è che sei proprio contentissimo. Farming è veramente pesante, sì. Poi non è che ti sto dicendo che devi comprare per forza, però non devi comparare un prodotto di fascia bassa con un prodotto di fascia alta, perché è sbagliato a prescindere. Basta, madonna, ma c'è il chiodo fisso. Ti ho detto di no, basta. Rompi coglioni.
visto, K. Porca miseria, niente. Comprai quello e il computer della Decathlon. Zaino Decathlon 2,50€, ci ho messo variati chili di roba per anni e non si è mai staccato neanche un filino. Ovvio, non hai dispositivi di sicurezza e la comodità di P4. È quello il discorso. È imbottito a merda sto zaino. Con tasche e taschine, poi al di là della sicurezza che comunque ci è. Sapete dire come non ha senso comprare una Maserati se esiste la Panda, infatti. Poi vabbè, ci vuole, al di là delle protezioni e tutto, se ti piace lo zaino P4, diciamo che è anche un pochino più elegante. Come mi è successo anche di andare magari in qualche ufficio, anche per lavoro, poco ultimamente, però mi è successo diverse volte, vai lì e non fai neanche la figura dello stronzo con lo zaino peasant, come ho fatto anche ai miei tempi. Posso scendere qui? No. Ognuno compra in base alle proprie esigenze. Esattamente. Però infatti io ti stavo dicendo perché aveva senso il mio e che non ha senso compararlo ad uno zaino di fascia bassa. Perché? Perché per ovvi motivi sono due robe diverse. Maserati la prendi per un motivo. Prendi anche un'auto Fiat che ha le stesse cose della Maserati. No, perché la Maserati raggiunge velocità che la Fiat non raggiunge. Anche solo per quello. O anche solo come investimento per il futuro. Una macchina comunque ha il suo valore, la puoi rivendere... Cioè, non puoi dire che è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Ti trasporta dal punto A al punto B. Personalmente non comprerei mai una Maserati. Non comprerei una macchina sportiva per fare quelle cose lì, però... Cioè, chiaro che c'è una differenza tra una roba e l'altra. Grazie a Scarnet Tenti. Si vuole bene, Gattore. A lei si vuole bene, grazie mille. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Alco. Tu dove sono? Ah no, ci siamo fermati per la notte, ok. Ma ci sta che non te ne freghi niente della differenza. Dici, va, io mi trovo bene con il mio zainetto della Decathlon esattamente come uno si trova bene con la Panda. Ma ci sta. Quello che non è giusto, ed è lo stesso discorso che abbiamo fatto la settimana scorsa, tra l'altro, con il cibo, è fare la comparazione. Come dire, vado al ristorante di Tony il Ciccione perché si mangia meglio di più rispetto allo Stellato. E non è assolutamente vero. Sono due cose differenti. Andare all'All You Can Eat o andare allo Stellato, andare alla trattoria, andare allo Stellato, andare da McDonald's e andare in un ristorante anche che è meglio di base, cioè sono cose differenti, con differenti prezzi, con differenti esigenze, me ne rendo conto, però comparare cose così differenti mi sembra proprio sbagliato. È un concetto molto italiano che è sempre legato a, purtroppo, il denaro, che è il nostro tallone d'Achille. Quando si parla di soldi, gli italiani impazziscono completamente. Non si può parlare di soldi, c'è sempre questa vergogna. Quello guadagna tanto, è una testa di cazzo, è uno stronzo, si merita di perdere soldi. Diverse volte è successo, no? Quante volte succede una sfiga a uno che ha i soldi e la risposta è vabbè dai, c'ha altri soldi, vabbè dai, ha perso solo un milione, ne ha altri 20. Ho capito, però ha perso un milione, figa. Deve essere contento perché ne ha altri 20? Sono un brutto tabù in Italia i soldi, sì. E si fanno proprio dei discorsi che non lo si fa neanche apposta, perché di base ti capita anche in maniera naturale. Capita anche a me, non sono il mastro soldaro.
Però c'è proprio questo concetto del vergognarsi se guadagni molto, del vergognarsi dei soldi, del vergognarsi del parlarne. Se ne hai tanti, ti devi vergognare. Se ne hai pochi, invece, ostenti. E infatti nessuno in chat scrive, vai, io c'ho il soldo. Però tutti sono pronti a scrivere, non c'ho una lira. Come se fosse quasi un vanto. Lo so, Cold. Infatti mi fai schifo. A morte! I banchieri. Come si diceva ieri. Chi è che lo diceva? Astrid. A morte i banchieri. No, non erano i banchieri. I banchieri erano su Boston Legal. Sto guardando una puntata di Boston Legal che parla di uno che ha perso la casa. E vabbè, ve la faccio breve. Sostanzialmente anche la banca ci sta rimettendo, però gli stanno comunque facendo causa, perché la banca comunque in una certa maniera se ne è approfittata di questo qui che sta prendendo la casa. Per dentro... vabbè, perché vi sto raccontando questo? Cos'è contro i banchieri? Niente. Boston Legal, fino a come l'ho recuperato? Una decina d'anni fa, scaricato illegalmente. Astrid ieri ce l'aveva con... Non mi ricordo. Tranquillo, in prescrizione. No, l'ho sempre detto. Io sono contro la pirateria, però se non ho possibilità in alcun modo di pagare per ottenere una cosa che voglio, cosa devo fare? Potete mandarmi la finanza, non credo di aver fatto un danno a nessuno. Me lo trovate da pagare, lo pago volentieri, non c'è. Non c'è. Anche perché il mio è una qualità terribile, perché è preso da rete 4. Neanche in inglese con i sottotitoli? No. Ma perché è uno spin-off di un'altra cosa? Il tuo discorso si potrebbe estendere anche ad altro, non è molto etico per la comunità. No, attenzione, Cold. Io sto parlando solo di questa cosa nello specifico. Film e serie TV e anche videogiochi, perché fosse per me, anche il videogioco, se non lo posso comprare da nessuna parte, voglio avere la possibilità di scaricare la ROM. Purtroppo Nintendo non è di questo avviso. Io voglio giocare i giochi Nintendo e quindi non lo faccio. Ma non lo faccio perché ho paura di ripercussioni. Ma cazzo, vuoi che io paghi ancora per giocare Zelda? Fammelo, ti li do i soldi, però me lo devi dare. Cioè, stare così, cazzo. Pirateresti mai un autofoto di produzione? No, vabbè, chiaro, non... Io mi basavo solamente su quanto per quanto riguarda film e serie TV che ormai sono perse nel nulla. E videogiochi, cioè questo tipo di prodotto che sparisce nel nulla e che andrebbe preservato. Molti film non si possono più trovare, molte serie non si trovano più, molti videogiochi non si trovano più e vorrei che ci fosse il modo di preservarle. E io nel mio piccolo lo sto facendo. Con Boston Legal. E basta. Solo credo che sia con te. Però così cadrebbe tutto il castello di carte sul quale si basa il capitalismo, che io non amo. Ma a me sta bene il capitalismo. Ripeto, voglio... pago volentieri. Pago volentieri. Il problema in questo caso però non è una scelta di marketing. Grazie, mi sono buscato una freccia per i 21 mesi. Cioè, non è che non stanno commercializzando Boston Legal perché è in streaming da qualche parte, ok? Semplicemente, all'epoca, quando è stato fatto, così come tante altre cose, non solo quello, non c'era il pensiero, l'idea di preservarlo, e quindi lo hanno fatto, lo hanno trasmesso in televisione, è morto nel nulla. Capito?
sono arrivato da qualche parte o che? Sì, mi sa che sono arrivato. Ma non esiste una piattaforma retro, perché non credo ci sia proprio disponibile da nessuna parte. Si ritrovano le prime tre stagioni. Ah, i sette nella nebulosa. E poi che faccio qua? Si trovano le prime tre stagioni su Chili, tipo, e le ultime due no. Perché non gli conviene economicamente e non vogliono darti soddisfazione di averlo gratis, capitalismo. Ma sì che gli conviene, non... Allo stato attuale, il digitale, cioè... Non ci vuole niente a fare uno store. C'è, mi pare, nella versione americana di Apple. La Apple in America ha le serie TV. Ogni puntata costa comunque abbastanza, costa dai 3 ai 5 dollari, se non sbaglio. Però vabbè, sti cazzi, ma li pago. Li pago, datemeli. Da noi non c'è quella cosa lì. Per accordi, mica accordi, rotture di coglioni. E vaffanculo, però. Cioè, io vedo un film una volta nella vita in TV perché mi è rata di culo di vederlo in TV, o una serie, e poi mi devo inculare, non lo posso mai più vedere. Quanto è limitante? 5 dollari a puntata, sì, mi pareva che... Ai tempi, però sto parlando di una roba tipo 15 anni fa... e avevo fatto l'account americano per andare a sbirciare. Solo che comunque, anche facendo l'account americano, poi dopo era una rottura di cazzo e ho rinunciato. Però mi pareva che fossero quelle le cifre, dei 3 ai 5 dollari a puntata. Poi magari erano altri tempi, adesso i prezzi si sono abbassati, non lo so. Vi sto parlando di roba veramente indietro, No, ma non è questione di NordVPN, che a me piace... Pago una cosa, mi piace averla nel mio account, ok? Averla lì. La musica, i film... Io ho una bella libreria di film di Apple TV. Tra l'altro questa cosa mi ha ricordato un bel periodo, quando avevo comprato la Apple TV, io... E mio papà arriva e fa: ok, per avere film e cose in più, adesso noi la piratiamo, la jailbreakiamo, mi pareva. Ho detto: no, scusami, sto creando. Cioè, all'epoca, che tra l'altro non avevo neanche tanti soldi, no? Figurati, non volevo. Mi ha messo giù il telefono e non mi ha più parlato. Poi quando ci siamo risentiti ha detto: guarda, che tu hai rischiato, mi dice, di non avere più il telefono, perché lui mi pagava le ricariche del telefono. Ti stavo per chiudere la SIM, il telefono e tutto quanto. Scusa, ma... Cosa, incazzatissimo, perché non ho voluto fare il jailbreak dell'Apple... Ma come carbone? Dell'Apple TV? Fuori di testa. Bruce Wayne, grazie per 53 mesi. Molto volentieri, Cold. No, goditi il weekend, che ti devi riposare. Poi ci siamo mai sempre stata così. Tu, questa è la mia infanzia. Fai le cose come ti vengono dette, al 100% subito, oppure ripercussioni, sequestri, divieti. Ma subito proprio. Sberle. Quelle grandi classiche. Chi è questo? Va bene. Perfetto. Mi spiace. Ma questo trovano solo carbone. Infanzia di ricatti praticamente. Sì. Sì. Che non si può sbagliare i genitori. I ragazzi fortunati. Perché mi hanno regalato un sogno. Che cos'è questa cosa qua? Mi manca un'abilità. Grazie a Plysmoon per la sabra eclata. Le due, scusami, sono due. Ah, che spissa. Qua c'è roba. Twice, un piccolo passo per un uomo, un grande passo per la live con il Siga Picco. Che io lo chiamo Siga, ma in realtà è Sega Picco. Un bacione anche a lei. Con queste premesse diventeresti genitore? Sono molto combattuto. Tavolo buono che conosco il proprietario. Mi piacerebbe tantissimo, tantissimo, avere dei figli. Ah, sì, mi ricordo. Ma ho la paura fottuta di essere come i miei genitori e di rovinargli la vita. Anche perché ancora io mi sto riprendendo. Non vorrei che poi per problemi miei vado a rovinare altre vite ed è terribile.
e quindi non lo so. È come giusto che sia, Cold, come giusto che sia. Non è che il bambino lo devi trattare con i guanti. No, è piccolino. È giusto che portino rispetto e abbiano anche paura in certi casi della figura genitoriale, perché devono obbedire per il loro bene, perché non è che li metti ai lavori forzati, cioè non è che devono obbedire e sono legati mani e piedi, sono lì a picconare, cioè. Perché tutto quello che fa immagino sia per il loro bene. Paura di dire di no, rispetto, sì, paura nel... paura del, nel fare stronzate, ecco. Di dire no. Cioè, capire cosa è giusto e cosa sia sbagliato. Poi li fai crescere senza insalata di riso. Finché campo sarà vietata in casa nostra. Però ti posso dire che la paura che tu di sbagliare come hanno fatto i miei ce l'ho tuttora e non mi passerà mai. Grazie a Target per i 64 mesi. Mi rendo conto, però boh, non lo so. Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Ci sono momenti che mi sento inadeguato come persona, come fidanzato, come amico, come streamer, come essere vivente. Ripeto, se avete visto la serie di Ferregnez, quando Ferdez è preso male, sono io preso bene. Cos'hai contro l'insalata di riso? È un crimine contro l'umanità. E non credo ci sia bisogno di aggiungere altro. Mia signora non mangia l'insalata di riso, ma mangia le uova nella salsa di pomodoro. Che concettualmente mi uccide. Forse roba è anche buono da mangiare, ma l'idea proprio mi distrugge, quindi no. Ok. Chiama la tangente. Mi ha dato 1000 lumini. Toscana va tantissimo e la chiamano uova in fricassea. Beh, non è che le chiamano, è la ricetta. Però mi fa cagare. Non so perché. Mi fa, quello fa. E vado via. Quello però è una roba strana. Perché non. Non so perché, ma mi dà molto fastidio. La pasta fredda so perché. Perché è da stronzi. Che ci vuole? La fai? La mangi? Non è che aspetti che si freddi. La mangi subito. Ed è buona che mai. Porca miseria. Cioè, perché devo aspettare che si raffreddi? La mangio ed è calda ed è buona. Niente, mi sono perso adesso. Il poke lo trovo overrated. Overrated da morire. Buono. Nulla da dire contro la sua bontà. Però overrated. Vuoi mettere con il chirashi? Con fette di salmone lunghe così e alte così? Cade estate, cado fuori. Ha riacceso le sigarette. Mannaggia, aspetta che riaccendo il Dyson. Insalata di riso non mischiato il poke. No, non è vero. Altri sapori. Vado a fare la pipì. Arrivo. Buono che conosco il proprietario, ma certo.
Mamma mia, che schifo la puzza di fumo in tutta la casa adesso. Mamma, mamma. Allora, faccio il ferro. Sì. Ma basta, ho capito. Scassa maroni. Solo 5 alla volta? Oh, Maria Vergine. Oh, madre. Sì, credo che gli operai stiano fumando delle sigarette, Gabriele mi sta... E ho le finestre aperte perché si sta da Dio. Però sta entrando tutto il fumo. Ho acceso il Dyson che un po' pulisce. Pulisce molto, Molto buono il Dyson per questa cosa qua. Ho la versione però quella che andrebbe tenuta sulla scrivania puntato in faccia, non quello grande, quindi fa poco, ma fa. Il ferro è meno fastidioso del rame, almeno da fare. Bom. Perché sigarette sta parlando? Di sigarette? Vedete, sigarette? Che domanda è? Di cosa sto pensando della serie? Non recuperare. Ci aggiungo le puntate di sensualità a corte. Non so di cosa parla. Cioè, mi dice qualcosa il nome, ma non ce l'ho presente. Quelle normali. Lo svapo non mi dà fastidio, anche perché lo svapo non ti entra in casa, non ti impregna la casa di puzza. Ah no, aspetta, Madrid era quello, era Jean-Claude. Oh sì, è quello che ho citato io. Cazzo, sai che non li ho collegati? Pensavo fosse un reality. Ti giuro, pensavo fosse un reality oppure una di quelle serie che parlavano... Sono scemo? L'ho anche appena citato. Scusatevi. Sono cretino. Sono cretino. E quella va tra le cose non recuperabili. Esatto. Non è successo niente da quando è andata via la cerva, perché non abbiamo fatto un cazzo. Abbiamo solo farmato, purtroppo. All'esterno si fa le sigarette normali. Beh, figa, non credo che un operaio si metta a farsi le canne mentre... No, è fumo di sigarette normali. Dov'è che sono stato? Al cinema. Sono stato al cinema quando... A vedere coso? Buzz Lightyear nel parcheggio. Porca vacca, lì sì che qualcuno si era fatto... Si era fatto due tre belle, non so come definirle, delle nice cigarettes. Ah, voglio dire svapa, non sbava, ok. I torcioni. Si dice le sigarette di droga, esatto. Cioè, sono sceso dalla macchina e ho detto, ah vedi, come si sono divertiti qua. Che poi la puzza di canna per me è proprio puzza terribile. Poi vabbè, io non fumo, non ho mai fumato niente, né sigarette né nice cigarettes come quelle che hanno offerto a Desperate in America. E la puzza di sigaretta mi fa schifo
Quella di canna di più. Le classiche, diceva un nostro amico. Ve lo ricordo, ve lo ricordo. Grandissimo lui. Le classiche. Di più, mi può... Non so perché, perché... è acre. E... mi sembra come... Avete presente... Vi è mai morta una pianta in casa? O i fiori appassiti? C'ha quell'odore lì e mi sta mi fa veramente cagare. Ho comprato dei fiori alla mia signora settimana scorsa e adesso sono un po' appassiti. L'odore mi fa venire da vomitare. E quello diciamo che è l'odore che poi lasciano anche un po' le canne. Per il mio naso almeno, poi non lo so. Non ho fatto. Ah, comunque. Ci volevamo mettere a lavoro? Hello? Ah, avrò finito il carbone, aspetta. Fammelo capire in un qualche modo, cazzo. Già il minigioco più palloso della storia. Questo è solo palloso, per fortuna, non è brutto. La puzza di sigaretta è più leggera ma impregna di più, mentre la puzza di canna è sicuramente più forte ma impregna molto meno, per fortuna. Personalmente preferisco la seconda come odore, ma sono gusti. Guarda, a me fanno cagare tantissimo entrambi, eh. Semplicemente la canna, la Maria, nel naso mi triggera proprio un effetto sgradevole. Anche il fumo di sigaretta normale, ma la canna mi fa proprio, cioè, esattamente come il fiore appassito. Che mi fa proprio schifo. Ma non è tanto il pungente. Non lo so, è proprio... sì, acre. Quali sono i miei giochi brutti? Tutti. Non ce n'è uno di bello. La casa la potevo fare? Ok. Sì, il problema è trovare il posto. Ah no, il posto c'è adesso. Ok. Vediamo un po' se si riesce a fare un po' di... Cos'è questo? Ok, questo. Posso metterci questo sopra, che così magari li gestisco meglio? No, figurati. Porca troia, devono essere di dimensioni diverse. Vabbò. Perché tanto alla fine, cioè, cosa me ne frega adesso di risparmiare spazio. L'odore peggiore è la pipa? Non me lo ricordo la pipa, sai? Ho poche esperienza con la pipa. Però c'era, quando giocavamo a golf, questo signore che si fumava il toscanello. Mi pare di averlo anche già raccontato. Il toscanello impregnato non so dove. Nell'alcol. E quello mi piaceva molto. L'alluminio mi serve. Di tutto. Alla grappa, esatto. Era il toscanello impregnato nella grappa. E devo dirvi che quel profumo lì mi piaceva molto. Grazie Ricky per i 25 mesi.
Sì, mi sa che l'avevo raccontato in una live con Karim. Ma dove andiamo? Boh. Ah, c'è un altro coso qua. Seme di riso, maiale, finalmente, semi di lino, drago del quarzo, ma il quarzo non mi serve. Ah, qua mi sono perso roba. Semi. Mi servirebbe legna. Non la quercia, l'altra. Boh. Vado qui intanto. Oh, non li ho svegliati. Sta diventando un po' pesantino, posso dirvi. Cioè, tutta la roba che mi sta piacendo è ridotta all'osso rispetto invece a quello che... sto morendo di fame, poracci. Secondo me i sigari hanno un odore molto più sopportabile, a volte anche buono. Ho notato che le persone che fumano sega, come? A sigari di rispetto ad altri fumatori, hanno anche vestiti che puzzano parecchio di più. Però Bradipo, rileggi un attimino la frase, perché hai sbagliato tutto. Pensa di finirlo? Ci sto pensando, perché porca miseria se ha dei blocchi. Sono andato dal tipo alle coordinate, però mi ha detto che lo trova sua sorella. Furugawa! Questo è Giappone. Perché siamo scesi così tanto il numero di contatore? Perché ci sono state tantissime sabregalate il mese scorso, normale. Ah, devo anche tornare a raccattare la lupa. Certo che potevano far fare qualcosa anche agli NPC. Cioè, il fatto che debba gestire tutto io da solo fisicamente così, perché questo qui è un gestionale, e va bene. Il problema è che devo andare io fisicamente a fare tutte le cose, non sto facendo col mouse, cliccando e facendo. Cioè, che palle. Parlo di riso e negozi, è vero? È vero, è vero, è vero. E adesso si mette a suonare il sitar. Basta. È stato un mordi e fuggi così. L'ho sparato a Shinzo Abe? Sì. Non so perché ne abbiano sparato, però. Rinnovate. Così ve lo ricordo. Vediamo se c'è qualche news. Ma è stato incluso nei programmi scolastici polacchi. Ah, perché ti fa capire meglio la guerra? Mazza. Questa è casa mia, entra. Grazie Plasmon per la sabre galata. Hmm.
preso. C'è. Sarà lei la sorella? No. Ah. No. Sì. Vabbè. Una lettera. Ok. Veramente Manuels. C'è Skull and Bones è solo next. Ma scusami. Io l'ho provato nel 2018, la next gen ancora non esisteva. Meno, buongiorno Gattone, come va? Lancerebbe una bella benedizione per me e mia ragazza, a fine mese lavoriamo. Tantissimi auguri a voi, grazie mille. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Anko. Va bene. Entro in casa della gente a cazzo, dai. Ma io non avrei detto neanche per... Tra l'altro vedendolo mai... Non avrei mai detto che quella roba lì non è cross gen. Chiaro assai, grazie mille. Questa è casa mia, entra. Dammi il maiale giusto perché devo. Vedere il problema Cyberpunk. Secondo me ci girava tranquillamente con quella grafica lì. Sì. Certo. Certo. Bene. Ok. Ok. Vedi che cazzo. Mo adesso devo andarmene a fanculo di là. Oh. Era tutto abbastanza old gen. Cioè non c'è stato nulla che mi abbia fatto pensare questa roba è next gen nel trailer che abbiamo visto ieri. Oh, finalmente. Lo fa col cappello? Tutti gentili.
aver cambiato motore grafico a me sembrava lo stesso. Mi aspettavo molto di più anch'io dal rinvio di Skull & Bones. Visto il rinvio, ma non solo, visto un po' tutto. È stato molto triste. Pensavo ci credessero un po' di più nel progetto, devo dirvi. Vederlo così... Oddio, non dovevo leggerla. È molto bello come gioco, però porca troia, ragazzi, che gran peccato il fatto che sia così tedioso in alcune parti. Va bene. Veramente due cazzate. Ma poi dopo tutta la parte in 3D di Skull & Bones, cioè la parte dove tu effettivamente controlli il personaggio e non la barca, è tutto inutile, perché è tutta roba che tu potevi aprire dal menu. Mo te le faccio ste costolette di maiale, caga cazzo. Cioè dire, ah, puoi guarda che puoi scendere dalla barca, per far vedere quella cosa lì. Sì, puoi scendere dalla barca, ma non serviva. Non serviva. Mamma. Anche perché non è che hanno fatto contente le persone che volevano scendere dalla barca. Cinque anni fa era del menù. Ma sì, ma non cambia un cazzo. Cioè, scendere dalla barca per far quello è inutile. Io volevo scendere dalla barca per andare sulle isole a cercare i tesori, a combattere con NPC piuttosto che con altri giocatori. Quello volevo fare per scendendo dalla barca. Scendere dalla barca per andare a prendere le quest è più una rottura di cazzo che altro. Esatto, Manuel. Per i dungeon, per le isole, per sto cazzo. Non riesco proprio a capire. Ed è un gran dispiacere perché... Allora, ah, eccolo qua il tonno dove si pesca. Perché il gioco è divertente da giocare, perché l'ho giocato, e sarà sicuramente divertente, ve lo dico già. Però sta arrivando molto in ritardo, con molti problemi che hanno avuto. Per nulla. Perché il gioco è uguale. A quel punto lo facevi uscire subito. Ripeto, magari anche free to play. Farlo uscire a prezzo pieno per me è follia. Nel mercato di oggi, soprattutto. Giocherai in live? Ma sì, sicuramente. Non so se mi pagheranno per farlo, ma sicuramente lo giochiamo. Sì, veramente, poi che senso ha prendere, raccattare le risorse bombardandole? Ma... Dimmi. Lingotto di ferro, grazie. Figurati. Sapete che non vado matto io per le costolette di maiale? Cioè, quelle lì che abbiamo appena fatto. Mi piacciono le costine, non le costolette. Mm-hmm.
Oh! Bene, sono contento. Tutto euro su console sono veramente troppi. Per il gioco che poi... cioè, per quello che il gioco ha da offrire, perché poi dopo sulla qualità, sul divertimento c'è tutto da vedere. Però... sembra veramente povero. Battaglie navali e basta. Per me è un cinquantello almeno e basta. Può anche essere che vogliono inserire molte più cose nel gioco. Poi hanno ricevuto una sorta di ultimatum per l'uscita. No, non è vero, Manuels. No. Il gioco di base doveva essere solo battaglie navali. Lo hanno detto. E la gente gli ha detto, ma siete stronzi? E loro hanno detto, ah, tranqui, allora ve lo ampliamo. Lo hanno ampliato male. Lo hanno ampliato male. Ed ora eccoci qui. Quello lì doveva uscire, solo battaglie navali. Free to play o 20 euro. Tornare da lei. Devo tornare anche da lui. E poi... posso tornare da Albert? Non mi ricordo. Vabbè, andiamo. No, aspetta, 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 aspetta. Ho sbagliato. No, dai, dai. No, qui volevo andare. Non sono sceso qui. Free to play con il pass, certo. Con il suo pass, arrivederci. No, servono anche le microtransazioni. Gli sputo in un occhio. Do del caffè a questa pecora. Non viene con me. Questa mi segue. Perché questa no? Non le è piaciuto? Questo è popcorn. Ah, sta seguendo lui. No, allora, a 80 euro le microtransazioni non me le devi mettere, va bene? Dai. Anche perché loro hanno parlato di AAA, ma quella roba lì era tutto tranne che un AAA. Poi, magari lo è per i costi, ma li hanno spesi molto male. Ma non era un lupo! Era un istrice! Non è anche un coso, eh. È un riccio. Non è una bella idea abbracciarlo. Sì, certo. Sì. Sì. Mi va tantissimo. Io adesso, oggi vado a mangiare frittura di pesce. Mamma mia. Pollo fritto mi andrebbe, ma magari lo mangio domani. Vado da KFC. KFC. Dai, no, mai, non c'entra niente.
Come si fa? Ah. Ok, come esco? Quindi ho la lana adesso in tasca. Eccola. E posso magari filarla? Ok, eccola qua. Sto sprecando tutto. Fiore di merda. Fiore di lana, che ci faccio poi? Ecco le corde con le forbici. Beh, si faceva con delle forbici. Ah, ecco qua, ecco qua. Qua mi serve solo due di vetro e dell'alluminio. Cotone. Madonna, quanto materiale. No, ragazzi, non ne ho voglia. Che peccato, non ne ho veramente voglia. Mettetemi a fare il vetro. Manca il carbone, che succede? Perché non parte adesso? Non so. Non posso più cliccare niente adesso. Niente. C'è una mia contrattazione che è in Riders Republic. Anche quello era a prezzo pieno. Ok. I dialoghi sono molto belli, gli animali, la meccanica degli abbracci, anche dargli da mangiare non mi dispiace, però tutto il resto, mamma mia. Riders è durato... Allora, non ci ho giocato a Riders Republic per il semplice fatto che c'era altro. Adesso non ricordo quale gioco fosse. Ma io mi ricordo che ero pronto a giocare a Riders ed è uscito altro. Però mi sa che mi fermo e mi fermo proprio, purtroppo. È molto, 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 molto tedioso, ragazzi. Cazzo. Peccato sì, però... Se mi spacco le palle a fare i minigiochi e andare a destra e a sinistra solo per raccattare materiale, non è il caso. Il farming rovina, perché non è che puoi fare farming all'interno della tua barca. Devi andare per forza da un'isola all'altra. Che materiale mi serviva? No, questo lo trovo qui. No, aspetta, lo trovo di lì. E che cazzo.
Stavo giocando a Crusaders quando è uscito Riders. Che peccato. No, no, ma mi rendo conto che sia un bel gioco, ma infatti sono molto triste. Magari non va bene per la live, banalmente, che mi sono spaccato le palle. Bello chiacchierare con voi, mi piace farmare anche chiacchierando con voi. Però la cosa che mi dà più fastidio è che devo andare a destra e a sinistra per raccattare i materiali e ricordarmi dove erano, andare lì e devo aspettare che ricrescano. Quella è la rottura di cazzo. Normalmente nei survival invece vai, trovi la pietra, bene, te la fai, dopo c'hai il coso per fare la pietra, boom, via. Raccatti, torni a casa, hai finito, però non è così tedioso. Prendiamo Minecraft, ad esempio. No, ma è tutto bellissimo. Se gli NPC si fossero messi a lavorare, ad esempio crearmi il tessuto, a crearmi, gli dico guarda fammi questo e loro lo facevano, sarebbe stata tutta un'altra esperienza. Invece devo andare fisicamente nelle isole a raccattare i materiali, mentre la barca va, che anche lì devi gestire i movimenti della barca, devo anche mettermi a creare tutti i vari materiali. E dice sì, però raga, che cazzo. Ma magari sì, lo gioco nel mio tempo libero, ma lo gioco in divano, lo scaricherò da Xbox. All'inizio è più tedioso perché parti da zero con le risorse, poi pian piano cominci ad accumulare roba che hai tutto a portata di mano. Ho capito, però noi siamo a quanto? 6 ore? Non sono all'inizio. Se si continua Kingdoms? No, perché oggi esce Gioco di Orrore. ...35 anni di Larry. Madonna. Larry Sweet Larry. Porca miseria. C'è l'italiano Larry, ma lo posso streamare più che altro Larry? Non so mica. Ah, l'italiano effettivamente, l'ultimo Larry, l'ultimo 2018, l'ultimo. No, ce n'è uno del 2020, però la grafica è più brutta. Se hanno bannato me per il Commodore, figurati che fanno a te per Larry, minchia. Ma anche quelli recenti, no, non è che magari sono un po' smorzati. Sto vedendo cazzi dappertutto, però sono finti. Veramente, Ricky? 7 euro. Allora, mi ricordo delle scene osè. Non mi ricordo quanto. Osè. Poi per i sub no, che per i sub c'ho già altro. Non aggiungiamo roba che poi non finiamo più. Beh, ho capito che Lara abbiamo appena giocato l'ultimo, che era appena uscito, diamogli un po' di tempo. No, vabbè, il tuo scopo è lasagnare, però finché non glielo butta in cu, non va bene? Wet dream, dry twice. Wet dream, don't dry. Se quindi sei un gioco di orrore di venerdì, ma è il Deione. Pensavo la stessa cosa, però. Madison, eccolo qua.
per lo più positiva. Ah, è uscito pronto. Come c'è il DLC? Come c'è il DLC? A un euro poi. Vai. 35 euro, spendiamoli. Dado Trump, buongiorno gatto, un augurio per il mio compleanno, si può chiedere? Certo, tantissimi auguri. Vediamo se me lo fa pagare senza diventare scemi. Elaborazione. Funziona? Perfetto. Oh, ok, è andato. Che paura. Ogni tanto Steam rimane in elaborazione e basta. Dice arrivederci. 8 giga. Pochetti. Dai, scarica. Che vediamo? Allora, io vi auguro un buon proseguimento di giornata, una buona notte, cioè una buona notte, che cazzo dico, un buon pranzo, che adesso cerco del fritto e poi metto in viaggio verso Padova. Va bene, vi mando dei termos e diciamo, gatto alla ricerca del fritto. Va bene? A stasera, belli. Buon pranzo. Ciao. E non è partito il rider, eh? Arriva.